che siamo venuti. Grazie anche meno. Massimo Melica, Presidente del Centro Studi Informatica Giuridica. Da un po' di tempo mi pongo la domanda se il pericolo è costituito da Internet o se Internet sia in pericolo. La governance di Internet è un qualcosa che va sviluppata, ma va sviluppata rivolgendosi a quei governi che creano problemi alla libertà di espressione. Recentemente si parla tanto di tutela del trattamento dei dati personali, proprio attraverso la raccolta di firme su Internet, attraverso il tantam sulla rete, si è riuscito a bloccare da alcuni emendamenti pericolosi che andavano a riformare il codice in materia di trattamento dei dati personali. D'altra parte ci sono proposte di istituire una banca del DNA, quindi un dato personalissimo dei soggetti, per contrastare la criminalità. Anche lì Internet darà il suo apporto. Un ultimo riferimento va fatto alla necessità proposta di alcuni di assimilare i blog alla stampa, alla legge sulla stampa. Chi era collegato in Internet stamattina ha potuto vedere su alcuni canali quei messaggi che vengono diffusi dalla Birmania attraverso gli stratagemmi tecnologici più disparati, SIM provenienti da altri paesi, telefoni satellitali che vengono accesi e poi immediatamente distrutti perché intercettati dal governo. E queste parole, che ho tradotto da un inglese anche, come diciamo noi, maccheronico, riportano questa testimonianza che descrive meglio di tanti reportage giornalistici. Ieri c'è stata la rivolta. Mani giunte in preghiera, silenzio, presenza. Oggi echi di proiettile, la rivolta è immobile, lì, per terra, nel sangue. Domani riprende più forte la rivolta, mani giunte in preghiera, silenzio, presenza. Plug us. È bellissimo questo termine plug us, mediato dagli informatici, da tecnico, cioè rimanete connessi a noi. Questo perché il grande pubblico è venuto a conoscenza che la rivolta in Birmania è recente, in realtà è partita da 3 mesi, ma solo con la rete è arrivata l'attenzione di tutti. E allora quello che rivolgo a questo importante IGR è un augurio di vincere nel prossimo anno una medaglia d'oro olimpica, proprio in quella terra dove si svolgeranno i giochi e dove oggi la condivisione, il principio del diritto alla conoscenza e che è implicitamente il diritto alla libertà di espressione, viene violato. Questo perché la rete non è dei governi, non è delle aziende, non è dei privati più forti, non è nera, non è bianca, non è rossa, non è di pochi, ma appartiene a tutti noi. Grazie.